Buonasera. Nell'incontro con il presidente incaricato Mario Draghi abbiamo sottolineato la situazione drammatica delle imprese del commercio e della ristorazione, del turismo e della cultura, dei servizi e dei trasporti, le più colpite dall'epidemia. Rischiano la chiusura oltre 300.000 imprese. Quindi ancora ristori tempestivi ed adeguati alle effettive perdite di fatturato e proroga ampia della cassa Covid senza contribuzione addizionale e senza distinzioni dimensionali. Una rapida campagna vaccini per ripartire in sicurezza. Gli imprenditori non aspettano che ripartire. Occorre un deciso cambio di passo e massima tempestività per contrastare l'emergenza ed arginare le crescenti tensioni sociali. Servono, insomma, risposte urgenti alle tante emergenze aperte. Ma insieme bisogna lavorare per il futuro del Paese. Per questo abbiamo chiesto che il piano di ripresa sia accompagnato da una stagione di riforme e dia spazio ai progetti di rilancio di commercio e città, dei trasporti e della accessibilità territoriale, dei servizi e della filiera turistica, dalla cui qualità e sostenibilità dipende lo stesso Made in Italy. Lo ripeto, gli imprenditori non aspettano che ripartire. Grazie. Grazie. Presidente, c'era una domanda. Guardi, è evidente che le due questioni sono collegate e devono essere risolte al meglio nell'interesse generale del Paese. Grazie. Presidente, Laura Valentini, ADN Cronos, sul tema... Presidente? Eccomi. Sul tema dei ristori, che appunto sì. Di cui avete parlato, sì. Qual è stato l'atteggiamento del Presidente? Nel senso, continuerà... Ma guardi, abbiamo trovato il Presidente molto attento e molto presente su questo tema della drammaticità che le imprese, soprattutto quelle imprese legate al mondo che noi rappresentiamo, stanno vivendo. E anche su questo problema mi è parso di capire dalle sue espressioni che abbiamo trovato un Presidente molto attento e che farà di tutto per dare delle risposte positive. Grazie. Grazie.